Buongiorno, oggi vorrei parlare di un nuovo libricino, uno dei vari miei nuovi libricini o libri un po' più consistenti, ma questo qui è abbastanza agile. È un libricino che ho scritto con l'artista, il pittore Rodolfo Papa, che verte appunto sul rapporto fra musica e pittura. Il libro si chiama Ascoltare i colori e il sottotitolo è Dialoghi fra musica e pittura. Eccolo qui, faccio vedere questo libricino uscito da poco e io veramente lo consiglio a tutti coloro che vogliono vedere quali sono le relazioni, le connessioni fra musica e pittura. Io conosco Rodolfo Papa da veramente tanti anni, più di 20, 20, 25 anni. Ci siamo conosciuti al tempo in cui tutti e due frequentavamo la chiesa di San Crisogono, la basilica di San Crisogono a Trastevere, e lui aveva il suo studio di pittore all'interno del complesso del convento. E io praticamente ero cresciuto in quella basilica sin dal tempo della mia adolescenza e già insomma facevo le mie cose da musicista e quindi ci siamo trovati a parlare tutti e due da musicisti e artisti cattolici che cercano di tenere saldi su certi principi e quindi ecco avevamo pensato spesso di fare qualcosa insieme ed è nato questo libricino. Io vi posso leggere il sommario quali sono i temi. Allora sono suono verso immagine, figurativo tonale verso astratto atonale. Cosa hanno in comune musica e pittura? Arte per l'arte o arte per Dio? I problemi della cultura cattolica, il culto del progresso e la storia delle avanguardie. Esiste ancora un'arte e una musica sacre? Ma moderno deve essere per forza brutto? Arte sacra, musica sacra e il Concilio Vaticano II. Ecco, mi sembra un libricino molto utile per fare il punto su alcune questioni che sono di pressante attualità per tutti coloro che si dedicano a queste discipline. Quindi caldamente ve lo consiglio, lo potete trovare su Amazon in ebook e cartaceo e lo potete trovare su tantissime altre piattaforme online.